Proprio poche parole appunto per non togliere spazio e tempo a Sergio e agli altri relatori. Devo dire che io sono sinceramente emozionata perché senza con questo far sentire troppo vecchio Sergio, ma insomma di Sergio Staino in casa mia quando ero ragazza si parlava tanto, per cui per me è sempre stata una figura, insomma, La la mia mamma, non volevo dirlo, insomma, perché sua mamma. era brutta. Ma bisogna speranze di qua. E quindi al momento in cui appunto poi sono riuscita a conoscerlo, in qualche modo si è coronato quello che è stato un percorso che in effetti ha tracciato una parte della mia vita. E soprattutto ho conosciuto la Bruna, insomma Bibi, che ovviamente è un personaggio straordinario come donna e come moglie di Sergio Staino. E a presentare questo libro sono rimasta colpita dal titolo che da assessore alla cultura, ma soprattutto da medico non può non colpire, insomma, la stainoterapia dell'amore, che un po' è il modo di Sergio Staino di fare stainoterapia su tutto, attraverso appunto la sua modalità è riuscito a raccontare un pezzo di storia dell'Italia, un pezzo di storia con la chiave dell'ironia che poi mai si è discostata dalla realtà, mai è stata non approfondimento, ma anzi è una modalità di lettura che permette spesso di essere più espliciti, ma con una visione che ha quell'aspetto positivo che è assolutamente essenziale e che diventa veramente una terapia, laddove attraverso il riso e attraverso il sorriso si può veramente influenzare quella che è la capacità dell'affrontare la realtà, sia essa tragica, sia essa anche più banale. Ed è una modalità attraverso la quale anche la medicina ha in effetti un consolidato approccio, perché riuscire ovviamente a associare a quella che è la terapia classica anche la terapia che accarezza l'umore, che è in grado di influenzare in qualche modo la risposta. Io in particolare sono immunologa, per cui tanta dell'immunologia riconosce l'effetto anche attraverso una scienza che è la psiconeuroendocrinoimmunologia, attraverso cui lo stato d'animo è di fatto in grado di modulare quelle che sono le nostre risposte alle malattie. Per cui la stainoterapia in realtà è una stainoterapia della vita in generale, raccontare in chiave umoristica senza che questo distragga dalla realtà, perché anzi non è una risata superficiale, ma una risata che porta consapevolezza, ma è un modo per affrontare la vita che è assolutamente indispensabile e accompagna in modo positivo, in modo centrato tutte quelle che sono le nostre esperienze, dalla vita di coppia alla vita politica, alla vita appunto in generale. Finisco qua perché poi appunto approfondiranno altri le tematiche intrinseche, ringraziando Paola dell'associazione dell'ENS per il grande lavoro che fanno, di cui veramente la Regione Toscana è estremamente fiera. Quindi grazie a tutti.